Siamo live. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima live. Siamo in compagnia di Lucia Caponetto. E bella a tutti, signore e signori, benvenuti in questa nuovissima live. Sono Lucia Caponetto in compagnia col mio amico Null. Questa sera puntata super 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 speciale. Potete già notarlo dalle mani di Null che è pieno di cose che andremo poi a scoprire come mai questa sera, vero? Questa sera si è dedicato con cura a trovare tutti degli anelli particolari meravigliosi. Allora, Esatto. a te la parola questa sera, fanciullo. Raccontaci che cosa leggiamo questa sera. Null è scomparso. Secondo me questa sera Null ha un po' di problemi perché c'è stato un blackout già prima, mentre facevamo le prove, e quindi vediamo un po' se il nostro amico torna, perché mi sa che questa sera, eccolo, lo vedo già pronto, attenzione che torna. Scusa, Eccolo qui! ho finito Ragazzi, tutto. ma questa sera facciamo un po' così, che lui compare e Esatto. scompare perché ha fatto recentemente un corso di magia, è diventato bravissimo, vero Null? È E anche la bravissimo. mia connessione ovviamente aiuta sempre. E certo, perché quando È la certo che ti aiuta. connessione, voglio dire, Aiuta i maghi non la vanno più di moda per quello, eh. Vai, dicevamo, raccontami un po' connessione. che cosa facciamo questa sera. Esatto. Oggi, cioè, parliamo di un libro bellissimo. Alla ricerca di Lola. Ah, quello proprio quello che ho anch'io. Ma stranamente, è ovvio che ce l'hai anche te. Ah, sì. Già. Di Davide Calì che e di Ronan Badel. E che libro è? È un libro un po' particolare. Guarda già la copertina, no? Non ti sembra una copertina un po' eccezionale Esatto. questa? Sì, ma lo spieghiamo dopo. Va Aspetta. bene, spieghiamo tutto dopo. Cosa facciamo adesso? Ci dici almeno l'argomento del libro? Che tipo di genere è questo Beh, libro? innanzitutto questo è un libro giallo e inizia in modo un po' strano perché David, che è il commissario, deve andare in un appostamento e quindi non ci sarà per tutta la mattinata. E quindi va dal suo amico Robert, detto anche Bob, che deve ricevere solo una telefonata. Ma non riceve la telefonata e riceve un'altra cosa. Andiamo a leggere, cosa dici? Dai, Eh sì. dai. Incomincio io. Ma sì, dai, questa sera incomincia tu. Come tutte le sere. Vai. Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob. Sono un detective privato. In realtà non lo sono. Il detective è il mio amico David, ma fin da piccolo ho sempre sognato di poterlo dire. Una domenica di un po' di anni fa, David mi ha chiesto se potevo fargli un piacere. Nulla di che, dovevo soltanto passare la mattinata nel suo ufficio. David era in un appostamento per un altro caso, ma aspettava una telefonata importante. Non dovevo fare altro che rimanere seduto davanti al telefono e prendere la chiamata. Niente di complicato. Arrivai alle 8, alle 11, non aveva ancora chiamato nessuno. Capii che avrei aspettato a lungo, così uscii a comprarmi un panino. Al mio ritorno trovai un messaggio sotto la porta. Mi trova al caffè all'angolo questa sera alle 22. Grazie, S. Punto. Non fu difficile riconoscere l'autore del messaggio. La signora era sola. Buonasera, mi ha lasciato un messaggio? Buonasera, ho bisogno che cerchiate una persona per me. Evidentemente mi aveva preso per David. Continuò. Non serve trovare lei in persona, si tratta soltanto di trovare qualcuno che se la ricordi. Era una cantante, la chiamavano tutti Lola Pearl, ma non era il suo vero nome. Deve trovare qualcuno che ricordi il suo vero nome. Ho bisogno solo di questo. Prima di uscire, le chiesi come si chiamava. Oh, non le serve saperlo, rispose. Vediamoci al ristorante qui accanto venerdì prossimo alle 19. È già un po' misterioso, vero? Chissà chi Esatto, è questa molto signora, misterioso. chissà chi è questa signora. Ma senti un po', ti posso fare una domanda? Tanto anche se Ah, mi ma dici di dimmi no, te la tutto, faccio lo dimmi stesso. tutto. Ascolta un po', ma a te?
No, piacerebbe fare l'investigatore privato. Bella domanda. Avessi, invece a te? Caspita, ma cerca di spiegarlo un po' di più. Sì, che risposta è? No, convincimi, spiegami perché ti piacerebbe. Poi facciamo sempre quelli che Allora, non fanno un quarto d'ora. se mi rispondi di no, ti convinco per dire di sì. Dai, dai, raccontami perché, che cosa ti Allora, piace. innanzitutto perché, cioè, devi proprio scoprire il caso, quel brio, un po' di ansietta, suspense. Bellissimo, cioè, niente da dire. Ma ti piace di più pensare di fare degli appostamenti o andare magari nelle case o magari andare a fare degli inseguimenti? Beh, Sì, hai ragione, nelle e case no. inseguimenti, negli Negli appostamenti non fai inseguimenti. nulla, devi solo guardare. Appostamenti, Appunto, e magari guardi. a te piace. A te piace guardare? A me non piacerebbe fare l'investigatore privato, per cui. No, 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 no. Ecco, adesso ti dico un motivo perché lo devi fare. Perché, cioè, se tu guardi il caso, poi ti acclamano tutti perché se tu lo risolvi sei bravissima. E Ma quindi scusami, hai tutta la folla dietro che dice: sì, la migliore investigatrice del mondo. ma me lo No? dicono già con le letture. Sì. Senti un po', no, a me non piacerebbe invece. Ah, perché allora, prima di tutto, gli appostamenti mi annoierebbero a morte, diventerei grassissima, secondo me, perché sarebbe un continuo mangiare pizze, panini, robe, bere Coca-Cola, quindi no. Gli inseguimenti mi stanco troppo e soprattutto mi vedrebbero immediatamente perché io veramente non riesco a nascondermi, quindi no. Vediamo un po' se secondo me c'è una persona alla quale potremmo chiedere questa cosa. Anche Vediamo, secondo te gli piace o non gli piace fare l'investigatore? O meglio, gli piacerebbe o non gli piacerebbe fare l'investigatore privato? posso chiedere, sì. Esatto, Glielo chiediamo. Intanto prima lo presentiamo però. Rullo di prima la tamburi. presentazione. Vai, vai con il rullo di tamburi. Oh, Eccolo qui! Ciao ciao, ciao. Davide! Come state? Ciao Davide! Vi Siamo vedo belli peggio, energici. tutto bene, più o meno. Eh Come più o sì, meno? sempre in ogni puntata. Bravi, bravi. Allora, facciamo una cosa, Null. Per evitare di parlarci sopra, alziamo il ditino, Prof, ok? Quando vogliamo parlare, come a scuola, così non facciamo confusione. Direi che il ditino, bravo, così. E alza il ditino prima tu, perché dovevamo fare una domanda a Davide. Mi piacerebbe proprio che gliela facessi tu. alzo tutti i diti. Tutti i viti. Che Davide, ti piacerebbe fare l'investigatore? bella domanda. Non lo so, può darsi. Da bambino ci ho senz'altro fantasticato. Poi ogni tanto ho fatto un po' l'investigatore. Mi appassiono magari a qualche caso di cronaca, cerco informazioni, cerco notizie. Non sarei quello che fa né gli appostamenti né quello che fa gli inseguimenti. Sono un po' Come me. più da investigatore da computer. Comodamente da casa. Esatto. Esatto. Beh, perché c'è anche da considerare il freddo. Cioè, immaginati o il caldo caldo, immaginati in macchina un appostamento che tendenzialmente devi tenere la macchina spenta, quindi l'aria condizionata te la Sì, scordi no, e poi l'aria io ho un caldata te la scordi. problema, a mantenere la concentrazione, per cui se esco, inseguo uno, poi mi fermo in una libreria, poi compro un fumetto, poi cioè, mi metto a fare qualcos'altro e mi dimentico, mentre invece almeno se sto davanti al computer, magari per 10 minuti rimango Rimani focalizzato fisso. su quello che devo fare. Cioè l'inseguimento è proprio, meglio i droni, credo. Meglio i droni, oramai Ah beh, adatto, intanto tu lo vero? segui, poi magari ti fermi a bere un caffè, libreria, passi di lì, Esatto, esatto, poi esatto. prendi. E poi lo insegui, forse l'hai perso, ma al massimo l'avrai perso, cioè. Sì, allora Ah, certo. sarei più un investigatore zen di quelli che se proprio lo devi trovare lo trovi, se no pace, insomma. Non Se sarei no un bravo pace. investigatore, non Beh, sarei bravo. direi che nulla. Allora, io e Davide andiamo in libreria e tu vai a fare gli appostamenti e gli inseguimenti, mi sembra di capire, no? Ok? Poi tu porti a casa il risultato, mi sembra che possiamo fare già una bella società a tre, eh? Facciamo questa bella società Esatto, nella quale tu fai l'investigatore,
uno che sarebbe Davide scrive, l'altra legge e siamo a posto. Esatto, io posso fare il racconto romanzato delle vostre avventure e un po' di contabilità. Fantastico, la contabilità è quello che proprio era importante, perché io nulla di matematica, esatto. Vero, nulla. Bene, intanto salutiamo un po' di amici che sono arrivati questa esatto. sera. Abbiamo 14 occhietti, tanti mi piace e tanti cuoricini. Francesco Brunetti, che è un nostro fan, ci segue sempre, scrive saluti a Lucia e a Nulle. Poi c'è Alessandro Porri, ben trovati, ti ricordi Nulle? Alessandro Porri è sempre sì. Il papà di Matteo. Poi abbiamo Isabella Nicora, che è una scrittrice, anche lei ha scritto dei romanzi per bambini. Ofelia Bizet, guarda chi c'è! Ofelia Bizet che scrive splendidi. Ofelia Bizet, devi sapere Davide, che è colei che ha fatto incontrare noi due. Perché abbiamo letto, sia io che Nulle, abbiamo letto il suo romanzo, I maghi raminghi. E una volta Ofelia mi ha mandato un video di questo bambino sconosciuto, come no, i maghi migranti, tutte le volte mi sbaglio, e i maghi migranti, ci ho anche pensato prima, e quindi di fatto niente, ci ha fatto conoscere lei perché mi ha mandato un video di questo bambino che non conoscevo, e con la recensione, la video recensione del suo romanzo, e allora mi sono innamorata e ho dovuto assolutamente trovarlo, e l'ho trovato e siamo qui. Quindi direi che grazie Ofelia che ci hai dato l'opportunità di conoscerti. Anche tu sei molto felice di avermi conosciuto, vero Null? Ma ovviamente, io proprio sprezzo di gioia! Non è vero. Sì! Guarda, la gioia stasera di essere insieme a un altro vecchietto come me, perché devi sapere Davide che questo fanciullo... È giovanissimo Davide! Mi tormenta con la mia vecchiaia, invece questa sera almeno siamo due coetanei, addirittura lui ha un anno più di me, quindi... Non è vero, non è vero. Sei proprio bleffando, non è vero. E come no? E quindi insomma sono contenta di avere un po' ligure, vero? Un po' ligure e soprattutto un coetaneo, così siamo 2-1, ricordatelo sempre, devi portare rispetto per gli anziani. No, lui ha 12 anni... E vive a Milano, No, oh, in Svizzera, è più vicino a Milano, Fantastico, ci saluta anche Alessandra Scagliola, che ci dice ciao, e Ofelia risponde, ci dice ciao, e quindi ci siamo salutati esatto. Tutti. E cosa fare? Ci racconti un po' anche tu, Davide, di questo giallo, se è il tuo primo giallo, prima che andiamo avanti con la lettura, dici un po', intanto questo connubio, perché questo è un romanzo per ragazzini, perché è un giallo per ragazzi di 7-8 anni, ma la cosa fantastica è che c'è un meraviglioso connubio tra arte e scrittura, perché ci sono dei quadri di Hopper all'interno di questo romanzo. Io sono andata, lo conoscevo, ma sono andata anche un po' a cercare il valore di questi quadri ed è inestimabile. Raccontaci Davide. Che ti devo raccontare? Primo giallo, SNI, perché in realtà ho scritto degli altri gialli, forse non in questa forma, non in illustrato. Ho fatto dei fumetti che erano comici, ispirati, che erano un po' parodie di grandi gialli, almeno lui era il primo, che era una parodia di 10 piccoli indiani di Agatha Christie, che però è uscito solo in Francia e forse in Inghilterra, non mi ricordo. Mentre invece in questo formato, sì, ti direi che è il primo giallo. Poi ho scritto delle altre cose che possono essere ascrivibili un po' al giallo, però come romanzo, senz'altro questo, poi è abbastanza unico perché, come dicevi tu, ci sono le immagini di opera, infatti questo è nato ispirato all'immagine di opera, è un progetto un po' strano. Infatti i francesi hanno impiegato qualche anno a trovare un po' una quadra, perché io l'avevo impostato come un illustrato abbastanza tradizionale, 24 pagine, forse 32 al massimo, non mi ricordo. In realtà c'era molto testo e c'era questa scrittura che, come diciamo, quantità e difficoltà può andare bene per bambini, però è in realtà più matura, quindi è quasi una cosa per adulti. Quindi alla fine hanno deciso, mi hanno proposto di realizzare il libro nella forma che poi avete visto, cioè un libro illustrato con i quadri di Hopper, ma le immagini di Hopper sono intercalate dai disegni originali di Ronan Bardel, che ha disegnato un po' come se fosse un diario, in sostanza,
un diario di questo personaggio, e questa è diventata praticamente una sottocollana, nel senso che poi ci saranno altri libri che usciranno con ispirati a quadri, e dove artista, diciamo, vivente, illustratore attuale, farà la parte, diciamo, del diario. Nulla? Hai qualcosa da chiedere prima? Ovviamente. Cioè, io volevo ricordare che questo libro, Alla ricerca di Lola, è stato finalista del premio Andersen 2020 per la categoria 6-9 anni. Quindi... Tanta roba. Bravo. Non me lo ricordavo. Tanta roba, bravissimo. Cosa dici, Nulla? Leggiamo ancora un po'? Ma sì. Così io poi... Dai, leggiamone ancora un po'. Prima che tu inizi, diciamo che la signora che abbiamo prima ascoltato ha lasciato alcuni indirizzi al nostro Bob, vero? E così esatto. Lui va, segue un po' questa pista che gli è stata data da questa signora e quindi incontra una persona. Traccia. Incomincio io, ovviamente. Lavorava in un cinema e conosceva Lola perché aveva diviso con lei una stanza per un po' di tempo. Si ricordava molto bene di lei e non sembrava così felice di parlarne. Una sera avevano litigato e Lola era scomparsa. Perché quella discussione? Per colpa di un uomo, un agente dello spettacolo, o almeno era quello che diceva di essere. Si interessava molto a Lola, ma non mi convinceva. Aveva l'aria un po' lusca. Lola se l'è presa. Secondo lei ero gelosa. Quell'uomo era stato l'agente di Lola? Oh, non lo so. Dopo quella discussione ci siamo perse di vista. Trovai l'agente in questione, ma aveva cambiato mestiere. Sembrava piuttosto imbarazzato a parlare di Lola. Ah, non lavoro più con gli artisti, sono tutti matti. All'epoca gestivo qualche cantante, degli attori, ma adesso ho chiuso. Cosa mi può dire di Lola? Non aveva una voce fantastica, ma una forte personalità, quella sì. Era una donna seducente, lei mi capisce, determinata a realizzarsi nella vita. E ci è riuscita? A questo non lo so. Dopo che mi sono sposato, mia moglie mi ha spinto a lasciar perdere il mondo dello spettacolo e a trovarmi un lavoro, diciamo, normale. E Lola? Penso che abbia lasciato la città, cercava qualcosa, ma non so cosa. Ma si ricorda per caso il suo vero nome? Ah no, con me ha sempre lavorato come Lola Pearl. Quando l'ho conosciuta usava già questo pseudonimo e non ho mai saputo quale fosse il suo vero nome. Mi fece il nome di qualche caffè dove Lola cantava quando era ancora il suo agente. Avevano chiuso tutti. Le cose cambiano velocemente in una grande città. Mi diede così il suo ultimo indirizzo in Pennsylvania. Allora, devo dire che è molto, incuriosisce molto, non peraltro abbiamo esatto. Deciso di leggere poco, vero Nulla? Perché non vogliamo minimamente rivelare nulla, perché è un giallo, è vero che è un giallo per ragazzi giovani, ma io e te ce lo siamo gustato, vero? Esatto, molto anche. Vai, alza il ditino perché secondo me è il momento che parli un po' tu. Esatto. Devo alzare il dito io? Se ti fa piacere puoi alzare il dito tu. Vai, basta. Vai. Chi alza il dito per primo vince. Vai. Lo so prima io. Allora, arrivati a questo punto direi che potremmo fare delle domande al nostro ospite. Certo, se no che l'abbiamo invitato a fare? Direi che è il momento più opportuno. Allora, Davide, innanzitutto... Perché hai scelto di ambientare il tuo romanzo negli anni 30? E cosa ti ha spinto a scegliere proprio i quadri di Hopper da mettere proprio nel tuo libro? Ma in realtà non è che abbia scelto i quadri di Hopper, cioè non è che avessi la storia in mente e ho scelto i quadri. Ho visto una mostra di quadri di Hopper che conoscevo in modo molto superficiale. E invece dopo la mostra mi sono reso conto che mi piaceva molto, nel senso che alle volte c'è una cosa che ti piace ma non ti rendi conto, no? Magari hai visto dei quadri ma non li hai collegati con l'artista, mentre invece alla mostra ho capito che c'erano diverse cose sue che conoscevo, oltre ai grandi classici che mi piacevano, e tante altre che non conoscevo,
che ho scoperto la mostra, e quindi la storia è venuta dopo, cioè dopo aver visto i quadri mi sono portato un po' a casa un qualche cosa. E gli anni 30 sono gli anni che dipinge Hopper, quindi è stata un po' una scelta obbligata, non so come dire, cioè nei suoi quadri si respira un certo tipo di atmosfera, non so come dire, per cui la storia è nata da quelli, quindi era naturale che fossero gli anni 30, era naturale che fosse un giallo, perché c'è un po' l'atmosfera che trovi nei romanzi gialli di quegli anni lì. Collegandomi un po' a questo, è vero che effettivamente sono anche io, da che abbiamo deciso di fare questa diretta, sono entrata un po' più nel dettaglio rispetto a Hopper, che ci sono dei quadri che visti e stravisti, però dei quali magari non avevamo troppo fatto attenzione, quindi è stata una bella occasione anche per scoprire un artista davvero, davvero meraviglioso. Ma io so che tu sei anche un illustratore, no? E allora mi chiedevo questo, se ti capita di disegnare e di conseguenza trovare la storia o viceversa, cioè ti capita di fare un disegno dal quale poi trai gli spunti per scrivere i tuoi romanzi? No, per lo più no, anche perché ormai disegno molto poco, ho illustrato ancora qualcosa di mio negli ultimi anni, però poche cose. Mi capita con gli altri illustratori, questo sì, cioè di scrivere su disegni già fatti, magari su un singolo personaggio, una singola immagine o anche su una serie, come ho fatto un po' con i quadri di Hopper. Quando disegno io direi di no, qualche volta sì, provo magari a disegnare dei personaggi che tengo lì e vorrei farci qualcosa, però per lo più no. Allora, ti piacerebbe indagare su una persona scomparsa come Robert? C'è qualcosa di Davide Callì nel personaggio di Bob? Penso di sì. E sì, perché no? L'indagine sulle persone scomparse sono sempre un po' affascinante, anche perché poi le persone scompaiono per tanti motivi, non necessariamente è successo qualcosa di brutto. E poi la scomparsa è di per sé, sì, è un mistero intrigante, insomma, di per sé. Se c'è qualcosa di me, boh, penso di sì, perché poi c'è un po', è normale, tutto quello che scrivi c'è una parte di te, magari delle tue riflessioni, delle tue paure, delle tue, o la tua visione delle cose, quello sì. Senz'altro, essendo uno scrittore, il personaggio mi ci sono immedesimato, anche se poi non ho mai vissuto quella situazione di blocco, per cui non avere le idee, il modo per andare avanti. Però quando scrivo, perché ho scritto anche altre volte di scrittori bloccati in qualche modo, ecco, la situazione del blocco letterario mi affascina molto. Quindi mi ci personifico anche se poi non l'ho vissuta più di tanto. Invece, cambiando completamente discorso, io leggendo un po' di te, ho letto che ti sei particolarmente legato a un romanzo che è Moi, je t'attends. Mm-hmm. E ci racconti un po' la trama? No, Moi, je t'attends, così legato? Ma Moi, je t'attends non è un romanzo, è un illustrato molto minimale, è uno dei miei primi libri francesi. Ma ci sono legato per tanti motivi, perché è stato il primo libro serio, tra virgolette, che ho scritto, perché poi io, quando ho cominciato a scrivere libri per bambini, diciamo che ho portato un po' il mio spirito da fumettista in un ambiente diverso, perché avevo visto questo nei libri per bambini, no? La possibilità di raccontare storie divertenti, con illustrazioni divertenti, era un po' lo stesso linguaggio che già frequentavo con i fumetti, quindi mi piaceva provare quella cosa lì. Poi mi sono reso conto che avevo altre idee, potevo fare anche cose diverse, e Moi, je t'attends, che poi è stato tradotto in Italia da Kite, Come io aspetto, è stato il primo libro, alla fine un po' filosofico, perché parla del senso della vita, parla di una tematica un po' più seria. Poi è stato un po' un tante prime volte, nel senso, è stato il primo illustrato da Serge Bloch, che all'epoca non conoscevo, era ed è un grandissimo illustratore francese.
che tra l'altro lavorava, lui ha fatto centinaia di libri, poi direttore artistico, poi ha fatto mille cose, lavora per i magazine americani con due stili diversi, e per la prima volta lui ha usato lo stile che utilizzava in pubblicità, cioè con un inserto fotografico, no, nei suoi disegni, l'ha usato per la prima volta nel mio libro. E poi abbiamo avuto insomma grande successo, grandi riconoscimenti, per cui sono affezionato anche ad altri libri più fallimentari, certo. Cioè, libri che non ha comprato magari nessuno, però questo ci ha dato un sacco di soddisfazione effettivamente. Visto i che premi, nulla è traduzioni. Sul pezzissimo, mi lo sfoglio un pochino per favore, Nul, mi fai vedere qualche illustrazione? Un paio di immagini. Giusto, un paio di immagini, non si vede niente. Un po' di più, eccolo. Perché i disegni sono molto sottili, c'è questo filo rosso che unisce le situazioni. Tu prima chiedevi la trama, è un libro che non ha nessuna trama, è il classico libro catalogo, tra virgolette, si chiamano un po' così, dove c'è una lista di momenti di attesa della vita, perché nella vita aspetti sempre qualche cosa, solo che quando sei piccolo aspetti determinate cose, poi crescendo ne aspetti delle altre. E quindi è un po' buffo, è un po' melanconico, a un certo punto è un po' triste, perché poi nella vita capitano un po' tante cose. Quindi è un libro molto semplice, con poche parole, tra l'altro è il primissimo che ho scritto direttamente in francese, per cui per me era anche un po' uno sforzo, perché i primi li ho pensati in italiano e li ho tradotti dopo. Questo era il primissimo che mi veniva in mente in francese, e penso che si possa vedere anche dalle poche parole, le poche frasi che ci sono nel libro, che però a distanza di 15 anni devo dirti che se dovessi riscriverlo adesso, che insomma in francese ho scritto anche romanzi, ho scritto tante cose, non credo che userei più parole. Alla fine è il libro, cioè i libri ti vengono un po' come devono essere, non so come dire, per cui in quel momento in cui parlavo poco francese mi è venuto in mente questo, che con poche parole diceva però... raccontava un concetto abbastanza ampio, che era poi la vita, con le sue attese, i suoi cambiamenti, le cose che ritornano. L'essenziale, no? L'essenziale è sempre, immagino, il famoso taglio di Fontana, se mai non era essenziale. Sì, esatto, anche, non so, avessi dovuto farlo, ma non lo so, con un altro illustratore, non so chi meglio di Serge avrebbe potuto farlo, perché non... Puoi disegnarci tutto quello che vuoi, ma non diventa più bello, non so come dire. Ci sono poche parole, disegno molto elementare, molto, molto semplice, ed è quello che rimane in testa delle persone. Infatti in Francia non credo di aver mai incontrato nessuno che si ricordi il titolo, perché mi dicono tutti il libro, e poi in un momento un po' di vuoto, e poi mi fanno il segno con la mano del filo, e poi è il libro del filo rosso. Ma che bello! Che vuol dire che, voglio dire, come dire, ha avuto un imprinting forte, no? Cioè quando, forse dovrei offendermi, perché uno dice, però uno si deve ricordare il titolo, no? Le fil rouge. Però invece ha avuto un imprinting, questo filo rosso pazzesco sulle persone. E tocca a me? Ovviamente. Ditino. Con che anello fa vedere l'anello? Fai un po' vedere gli anelli, perdonami, racconta un attimo prima di passare alla successiva domanda, puoi raccontare questa cosa degli anelli, ti prego. Ok, innanzitutto non è una cosa mia, ma è una cosa sua. Di quest'uomo qua sotto, dici? Sì. E? Poi io mi sono appassionata ad anelli dopo che ho visto i suoi, quando però lui era tipo... nel 2016 o 15, non mi ricordo, o 17, mi ricordo 16-17, siamo andati alla prima fiera del libro a Milano, Tempo dei Libri, e che lui, cioè, lo vedi adesso? Sì. Immaginatelo tipo con una barba lunga fino a qua, pelato, con una bandana. Mamma, davvero? È un pirata! Un pirata? Vero, tutti gli vero. Anelli. E aveva anche tutti gli anelli. Tu sei rimasto super affascinato. Certo. Cavoli, anch'io lo so. Quindi adesso ti devi far crescere anche la barba. No. No, amore, ti crescerà. Ancora un po' presto. No. La barba no. Non te la fai crescere, niente. No. Se facciamo crescere ancora un po' quel tuffo, secondo me può fare anche da barba. Può darsi. Può darsi.
Bene, dopo questa digressione vai avanti. Allora, se dovessi scrivere un altro libro di questa collana, che altro artista sceglieresti? O ti piacerebbe di più? Bella domanda. Ne ho segnati diversi che mi piacerebbe affrontare. In realtà, come dicevo anche nell'altra intervista, mi piacerebbe molto fare un libro fotografico, perché poi la collana è nata, diciamo, per accogliere questo libro, nel senso che quando fai qualcosa di strano, di diverso dal solito, è difficile inquadrarlo. Quindi l'editore ha accettato di fare questo libro e anzi lo ha reso ancora più originale, più particolare rispetto al progetto originale, però poi si è scontrato col fatto che in libreria i librai non sanno tanto dove mettere le cose un po' anomale, no? Nel senso, è un libro sull'arte, ma è anche un diario, ma è anche un libro per adulti, ma forse per ragazzi. Quindi si sono detti, facciamo una collana, così il primo sembra strano, ma poi progressivamente avranno un posto. E l'idea è quella appunto di proseguire con la collana, diciamo sull'arte, perché poi è di questo che si occupa Lambert, come Giacabuc, che ha tradotto il libro d'Italia, e quindi non restringendo il campo alla pittura, potrebbe essere scultura, potrebbe essere altre cose. A me c'è un evento che piace, ispira tantissimo, ed è l'alluvione di Parigi del, adesso non mi ricordo, mi pare 1910. Ci sono un sacco di foto molto affascinanti, bianco e nero, molto belle, di questa alluvione, che è rimasta un fatto abbastanza unico. Ce n'è stata una, adesso non mi ricordo più, forse 2 o 3 anni fa, tanto ero lì in quel momento, secondo me non è stata la stessa cosa. Quando succede qualcosa di questo tipo si cerca sempre di superare gli eventi del passato, però secondo me non è stato proprio uguale, cioè quella del 1900 è stata veramente molto particolare. E niente, morale, mi piacerebbe fare lo stesso lavoro, cioè partire dalle fotografie, scegliere quelle che mi piacciono, perché è quello che ho fatto con Hopper, mi sono scaricato i quadri che volevo, qualcuno è stato cambiato, ma molto pochi, per lo più mi hanno lasciato quelli che volevo, e vorrei fare la stessa cosa con le fotografie, e su quelle fotografie costruire una storia, che sarebbe, ho già un po' in mente, sarebbe di nuovo un giallo. Sarebbe di nuovo un giallo, probabilmente qualcuno di scomparso o qualche cosa che si consuma durante l'alluvione. Che è un tema che a me piace un po', nel senso quando mi prevedi le domande. È vero? Ma soprattutto permettetemi un momento di puro cinismo. Se ti serve un'alluvione, noi liguri siamo fortissimi. ne ho viste tante anche in Liguria, mi ricordo. Con noi stai treno, che hai foto, addirittura qualche ponte, se ti interesserà anche su quello possiamo dare il nostro contributo. Diciamo che la Liguria è stata, lo so, gli ultimi anni sono stati drammatici, ma poi la Liguria e Genova hanno una storia di alluvione, insomma, fin dagli anni 60 abbastanza pesante. Sì. Dicevi nulla che ti anticipa le domande? Cosa gli volevi chiedere? Sì. Se avevo in programma di scrivere altri libri gialli. Ce l'ha appena detto, hai ragione. Potrebbe essere, sì. Mi sembra che ci ha già risposto. Sì, perché no? A me piace, lo sai, piace cambiare, ma anche ripetermi, non so come dire. Fare cose nuove, ma poi quando quella nuova ti riesce, magari farne un'altra. Sì, in questo momento non ci sto pensando nello specifico, perché sto scrivendo più horror. Sto scrivendo una serie di racconti per un magazine francese. Sto finendo di sistemare un romanzo, però il giallo, il mistero, alla fine, perché no, sì? Sei pronto, Nul, con gli horror? Io sono pronta, Ce li mandi, Davide, li leggiamo tutti in diretta, vero Nul? Allora, i racconti stanno già uscendo, perché i primi li ho scritti durante il lockdown, adesso escono tutti i mesi su un magazine francese, però. Ah, ma non importa, Nul, come parli col francese? Hola, meglio che in matematica io hablo español, no francés. No, il romanzo esce in Italia l'anno prossimo, per cui credo primavera, per cui ci stiamo. Invece, i racconti escono già da 3-4 mesi e più o meno ne hanno una decina da smaltire, e
e adesso sto scrivendo, perché li comprano a blocchi da 5. Gli ho mandato già la batteria nuova da 5 per il 2022, e quindi vedremo. E potrebbe essere che facessero la raccolta, perché i magazine poi alle volte mettono insieme, no, le storie e fanno anche dei libri. Sono racconti, sì, no, non so quanto siano complicati per nulla, sono abbastanza brevi, perché sono una paginetta e mezzo, però insomma, intensi. Curiosissimi, curiosissimi. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Se tu dovessi consigliare a un ragazzo dell'età di Null o a un ragazzino più piccolo, perché ad esempio questo è per ragazzini più piccoli, quello che abbiamo appena letto, che cosa consiglieresti, parlando ovviamente dei tuoi, di romanzi che tra romanzi, racconti e tanto altro, illustrati, eccetera, siamo arrivati a più di 200, no? Una roba importante, più tutti quelli che ha scritto che sono nel cassetto, che secondo me a seconda dei momenti tira fuori come, come il mago, no? E quindi dico, come io prima! E come prima! Che cosa consiglieresti a un ragazzino dell'età di Null dei tuoi romanzi e a un ragazzino più piccolo? Non lo so. In questo momento mi verrebbe da consigliargli un manga che mi è piaciuto molto. Lui si chiama Gou Tanabe, si scrive Gou Tanabe, è un mangaka giapponese e sta facendo a fumetti i racconti di Lovecraft, che io devo ammettere non ho mai letto. E ho cominciato con Il colore venuto dallo spazio e poi li ho comprati tutti, molto molto belli. Ci sono Le montagne della follia, che mi pare siano 3 o 4 volumi, poi ci sono varie storie brevi, in questo momento mi ci sto molto molto appassionando, perché io preferisco condividere quello che leggo io, cioè consigliare i miei libri. Beh, comunque, no? Beh, sai, però... Non è molto... Ma non è vero, a me invece io ritengo che quando un autore sia eclettico come te e riesca ad arrivare, quando tu dicevi mi piace cambiare, no? È bellissimo riuscire a cambiare e avere successo sempre comunque, no? L'autore che per eccellenza riesce a scrivere generi diversi, avere successo, evidentemente no. Evidentemente ha talento e quindi evidentemente va letto e fa piacere leggerlo, e a volte anche se i propri figli sono tutti uguali, magari come inizio, no? Uno può dire mi piace questo, però cogliamo lo spunto dei manga e quindi leggeremo. Ci ridici il nome per favore, che ce lo siamo già dimenticati? Si chiama Gou, scritto G-O-U Tanabe. Gou, scritto Gou, lo leggiamo, esatto. Come si lo Gou, sì, come poi magari si pronuncia Gou, perché no, può darsi che sbagli io a pronunciarlo così. Gou Tanabe. E cercate tutto quello che ha fatto di Lovecraft, molto bello. Per i più piccoli non lo so, io ho fatto, stanno uscendo adesso su Frizzi Frizzi tutti i giorni per 10 giorni, ci sono 5 miei libri, cioè 5 libri scelti da me, non sono miei, 5 libri scelti da me come consigli, insomma, di lettura. Sono suddivisi un po' per temi, ci sono i libri gioco, i libri fiction e non fiction. Bello. Stavo cercando che cosa c'è di un po' bello. Beh, ve ne consiglio due belli che ho messo in selezione. Uno è di Adam Chambers e Peppo Bianchessi, si chiama Il Vermo. Non so se l'avete mai visto. No. È un libro bellissimo. Sì, un libro molto bello. Che io faccio altro. È un libro molto bello che secondo me non ha avuto la visibilità che meritava. È un leporello gigantesco ed è una storia pazzesca in cui perdersi dentro. È veramente un libro un po' speciale, non so. Purtroppo escono tante cose, ed è finito un po' in mezzo forse al mare di tante uscite che ci sono, e non ha avuto secondo me la visibilità che meritava. Poi ce n'è un altro che invece vi volevo dire, che mi è piaciuto molto. Beh, questo è americano, non so se in italiano l'hanno tradotto, però vabbè, è un inglese abbastanza semplice, di John Agee, si chiama It's Only Stanley, si intitola È solo Stanley, e Stanley è un cane, è bellissimo, perché ci sono... Potrebbe essere interessante, Null, studiare questa coppia, l'inglese con lui, no? Sì, ma cercatelo, se lo cerchi su YouTube c'è anche qualcuno che ha fatto la lettura e si vede. È bello perché all'inizio c'è questa famiglia, è sera, poi si sente un rumore strano, il padre va a vedere e dice it's only Stanley, è solo il cane che sta facendo qualche cosa. E poi progressivamente
vedrete, è sempre Stanley che fa qualche rumore, ma che fa delle cose che progressivamente non sono più tanto, tanto da cane. Quello mi ha divertito okay. parecchio. E poi una serie che forse, non so se potrebbe piacere a Null, sono mi pare 6 volumi, sempre manga, si chiama Sunny. È la storia di un praticamente orfanotrofio, sono bambini abbandonati dai genitori, dalle mamme, evidentemente è un problema diffuso questo delle ragazze madri in Giappone che abbandonano i figli, quindi non sono orfani realmente, hanno delle mamme, hanno dei genitori, e la Sunny in inglese significa soleggiato, la Sunny è una macchina, è una vecchia automobile parcheggiata in giardino, che è praticamente il loro gioco principale, è la macchina con cui con la fantasia fuggono, scappano, viaggiano, è la loro astronave, è un po' il loro rifugio, no? Ci si trovano, ovviamente litigano su chi deve stare seduto davanti, seduto di dietro, su chi deve stare al volante, e poi racconta il micro universo in sostanza di questa famiglia, un po' particolare, perché è una famiglia composta da bambini che non hanno una famiglia, oppure ce l'hanno, ma non è in condizione di tenerli, quindi con cioè, i loro rapporti, le loro relazioni. A me è piaciuto tantissimo. Ed è abbastanza breve, perché io non riesco poi a seguire serie magari lunghissime, però questo 6 volumetti, molto bello, molto bello. Grazie, spero che qualcuno abbia scritto, perché io adesso non ho neanche la penna qui, comunque eventualmente giuro che non ti stalkerizzerò, Davide, ma magari un messaggino, un piccolo momento di pubblicità, certo. Grazie. Che meraviglia. Questi anche sono i miei racconti, sono appena usciti, sono racconti per adulti. Che io però... Che tu però hai letto lo stesso. Sì, non è che poi ci sia niente di particolarmente sordido. Scusate, l'ignoranza, ma non vedere nulla, perché non ho visto bene il titolo. Facciamolo vedere allora, bene. Allora, c'è. Ecco voi. Il titolo è Feeling Bad ed è un altro lavoro particolare che ho fatto con Op Edizioni e le illustrazioni di Virginia Mori, sulle quali ho scritto. Questo è un progetto che è nato da Virginia. Cioè lei è un'illustratrice che ha fatto diverse cose, ha fatto libri, lavora, credo che lavori per gallerie d'arte, comunque fa, diciamo, e realizza una serie di illustrazioni, diciamo, più artistiche che editoriali, non so come dire. E invece di questa collezione di letti, perché poi sono tutte situazioni in cui c'è un letto, a un certo punto mi ha scritto un paio d'anni fa, mi aveva chiesto se avessi voglia di scriverci qualcosa. Non erano ancora finiti, ma le sarebbe piaciuto farci un libro. Cosa non facile, perché tutte immagini singole con personaggi diversi, un elemento comune, però una storia non è facilissima. E alla fine però, niente, siamo andati avanti e ci abbiamo fatto una serie di racconti, cioè per ogni letto c'è un raccontino. Alcuni sono divertenti, alcuni sono angoscianti, ci sono un po' tanti generi, c'è l'horror, la fantascienza, il mistero, il racconto più, diciamo, di vita, più quotidiano. E niente, insomma, è un'altra delle cose un po' nuove che ho fatto quest'anno, sono i primi racconti per adulti, io da giovane ne ho scritti tantissimi, centinaia, questi sono i primi che vengono pubblicati, ed è stato un esercizio anche molto divertente, perché lavorare sulle immagini fatte per me è di una facilità estrema, mi sono molto divertito. Oh, vedi che bello. Allora, io intanto ti ringrazio moltissimo, perché intanto non vedo l'ora di comprare un Mazatan, perché mi sono assolutamente... Uguale. Uguale. Cosa amore uguale? Sono proprio con questa ansia di comprare questo libro bellissimo. E quindi moi j'attends, e che poi io aspetto, che tu hai già peraltro Fortunello, e io lo voglio in francese e in italiano, ti voglio tutte e due, in francese e in italiano. Cosa vuoi tu? In francese e in italiano pure io, anche tu, e in italiano ce l'hai già? In francese è stato appena ristampato, perché per i 15 anni della casa editrice Sarbacane ha
ripubblicato in un'edizione un po' particolare, un po' deluxe, tre libri fondamentali della loro storia, e tra questi tre c'era anche il mio, e l'hanno pubblicato quindi con una specie di pochette rigida un po' particolare. Che bello! E lo posso acquistare su Amazon, vero Davide? Allora, quella versione lì non te lo so dire perché credo che sia finita, perché ne hanno stampate solo 3.000, sono finite e mi ha detto l'editrice che l'hanno appena ristampato nell'edizione normale, perché giustamente quella era speciale, ha detto facciamo veramente una cosa speciale, tanto 3.000 copie comunque non sono pochissime, però lo facciamo una volta e poi torniamo alla classica. E comprerò la classica, che te devo dire, se questo è il mio destino. E poi voglio l'ultimo che dicevi con le illustrazioni, questo che ha fatto vedere Null. Esatto. Quello lo trovi anche sul sito dell'editore, se no, vabbè, per i libri francesi chiaramente non vale, per i libri italiani sapete che oltre ad Amazon c'è una rete adesso diciamo costituita dai librai indipendenti che si chiama Book sì. Dealer e che consente sì. alle librerie indipendenti di spedire, hanno una convenzione con un corriere. Sì. E quindi spediscono esattamente come Amazon. Le spese forse sono un po' più alte perché spesso Amazon consegna gratis, cosa che insomma una rete più piccola non si può permettere. Certo. Però aiutano le librerie indipendenti. Questo, esatto, no? Questo consente ai piccoli librai comunque di... Ne conosco anche una, tra l'altro, Imperia, lo chiedo proprio a lei, perché lei è una di quelle fenomenali che fa... Esatto, la cosa bella è che tu anche stando lontano ti cerchi la libreria, no? Un po' del cuore, ti fai spedire il libro. L'hanno fatto anche i francesi, che tra l'altro sono stati molto più penalizzati degli italiani perché questo secondo lockdown più morbido tra virgolette gli ha chiuso comunque le librerie. In Francia le librerie sono chiuse da un mese e mezzo circa, come cinema, teatro, tutto il resto rimangono chiuse dall'ultimo decreto del presidente, per cui come dire, un momento un po' di difficoltà, e anche loro hanno, credo, più di una di queste reti, diciamo, indipendenti che consente perlomeno di fare dei pacchi e di spedire, però credo territorio nazionale, insomma. Certo, certo, ma io mia cugina che abita a Parigi mi faccio aiutare. Ho già tutte le caselle a posto. Salutiamo esatto, un po' di persone qui. Allora c'è esatto. Laura Pisani, deve improvvisarci delle domande. Magari non ne ha voglia adesso più. Esatto. Ve ne faccio tre. Tre? Caspita. Tre. Allora aspetta. Allora c'è Linda Trevisani, ciao Null, ciao Davide. E poi scrive anche noi lo abbiamo, ciao. E credo ci riferisci all'ultimo libro che hai fatto vedere, che io l'Alzheimer non mi ricordo mai il titolo, mi ricordo Bad. Feeling in Bed. Wow, e poi c'è Fracap. Chi è Fracap? Null. Ma io non la conosco. Poi c'è Alessandro Pori che scrive complimenti a Davide, ovviamente. Federica Candido e Francesca Piaggio, che sono due amiche carissime, mi scrivono ciao amica e ciao. E quindi Dario Pomodoro scrive ciao. Dario, insomma, ciao Dario. Ecco, vedi, voilà. E quindi sono... Ciao. Bene, allora, bene. Le mie domande ve le sparo tutte insieme, poi ve le gestite voi. No, ve ne faccio due in realtà. Uno, visto che abbiamo parlato di arte, di quadri, qual è il museo o la mostra? Anche se adesso è difficile fare previsioni con le mostre, visto la situazione magari. Però il museo, il primo museo dove vorreste andare una volta che si sarà, insomma, riaperto tutto. E un'altra domanda che volevo farvi in realtà era qual è il vostro quadro preferito di Hopper nel libro che ho fatto con Elan Vera e in Italia Jacabook, e infine se avete voi dei fumetti da consigliarmi, non so se ne leggete, io in questo periodo leggo tantissimi fumetti, ho difficoltà un po' con i romanzi, le cose più lunghe, leggo saggi o fumetti, quindi se avete fumetti da consigliare prendo. Ah, vedi, no. Sul fumetto mi cogli impreparata, mentre sul quadro preferito sono qui. Ah, questo bello. È il mio preferito, che io adoro davvero. Ho chiamato 1927. Questo è il grande. È meraviglioso. Questo è meraviglioso. Bello. E invece il museo? Fumetto... museo
metto. Museo, aspetta, cosa intendi per museo? Cioè, un luogo museale, non so cosa puoi intendere come museo. Io la National Gallery, comunque. Ah, proprio... ah sì. Io ho vissuto a Londra qualche mese. Io non mi ricordo il nome. Amore, non importa, pensaci un attimino o un qualche cosa. Non è una domanda facile, comunque sappi che non è una domanda facile. No. E quindi prenditi il tempo di... Non hai... Quello è un museo di storia naturale, per esempio, potrebbe piacerti un sacco. No, non mi ricordo come si chiama, ma è tipo qualcuno che si trova in Egitto. Mm-hmm. Beh, dove ci sono piramidi, quindi ha anche la piramide di Giza, ma non è un museo, quindi... Esatto, quindi non è un museo. Beh, sai cosa puoi fare, però? Io ho provato perché volevo, diciamo, tra virgolette, portarci mia mamma, che tra poco è il suo compleanno, lei vabbè adesso non si porta più, e volevo farle vedere le piramidi, e quindi ho provato con Google Maps, satellite, se metti in funzione satellite, ti avvicini, non è una visita eccellente, nel senso che ti puoi muovere poco, però puoi vedere le piramidi, puoi vedere la Sfinge... Hai quasi la sensazione di essere lì. Se vai in una qualsiasi città si vede molto di più perché, come dire, ci sono molti più slot fotografici e proprio la sensazione di camminare per le strade. Lì invece, vabbè, molto meno, ovviamente dentro non si può entrare. Però se hai voglia di curiosare, interessante. Io ho scoperto, per esempio, che la Sfinge è molto sotto il livello delle piramidi, praticamente hanno proprio scavato, è stata costruita su un livello, diciamo un livello inferiore, ed è per questo che il deserto l'aveva coperto a un certo punto e spuntava fuori solo la testa. E anche adesso per vederla praticamente, cioè tu ti sporgi in una specie di incavo, no? Dal quale l'hanno un po' resuscitata dalla sabbia. A me piacerebbe vedere invece, ci stavo pensando prima, un museo che però credo che non esista più perché l'avevano chiuso, non so se l'hanno poi riaperto, ma con quello che è successo ne dubito, che era il Musée d'Art Ludique, cioè il Museo di Arte Ludica di Parigi, wow. Che è un museo molto bello dedicato ai fumetti, ai videogiochi, è un museo che non ha una collezione stabile ma ospita praticamente grandi mostre, quindi è un po' un museo estemporaneo. E loro hanno fatto, non so, la mostra, per esempio, dei fumetti Marvel con i costumi dei film, le tavole originali a partire dagli anni 60 fino a oggi, hanno fatto la mostra di Miyazaki, hanno fatto la mostra di Wallace and Gromit, quindi un museo fondamentalmente fumetti, videogiochi, film, animazione, molto bello. E se no, grandissimo amore, rimane, insomma, Museo di Storia Naturale Doria a Genova. Lì ci ho passato veramente un sacco di domeniche quando ero ragazzino, mi ci portava mio papà. Poi nel tempo ci sono tornato, ho fatto amicizia con il direttore Giuliano, che se mai mi segue, saluto. E adesso è veramente tanto, tra l'altro è un museo che ha, prima si parlava di alluvioni genovesi, ne ha subite di ogni. Una colonna. Forse per quello che ci sono gli squali al piano terra adesso, perché almeno se arriva l'alluvione, c'è una colonna nel seminterrato dove sono segnati i livelli di tutte le alluvioni a partire dal 70. E tra l'altro proprio l'ultima, se cercate c'è ancora credo il filmato su YouTube, è arrivata un'onda tale di fango che praticamente ha sfondato le porte e ha invaso il vano sotterraneo dove preparano praticamente le nuove imbalsamazioni, non so come dire. Sì, e la forza dell'acqua, che poi era fango, perché erano 2 metri di fango fatto, sì. Era tale che ha, come dire, sbalzato dalle vasche dei pesci enormi, che poi hanno ritrovato i volontari. C'è questa scena di questi ragazzi che a un certo punto hanno le mani, hanno il fango fino alle ginocchia, piegati nel fango, le mani e i bracci nel fango, sentono qualcosa di solido, di grosso, insomma si mettono in più di uno a tirarlo fuori, tirano fuori uno squalo, credo di 3-4 metri,
che la forza del fango aveva proprio tirato fuori, da una vasca. E quello è un museo molto bello. Meraviglioso, meraviglioso. Io ho assistito a uno spettacolo teatrale durante il Festival della Scienza, perché avevano fatto un mio collega attore, che è tra l'altro matematico, è un insegnante di matematica, e abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, e durante il Festival della Scienza, che quest'anno chiaramente è andato come è andato, ahimè, e aveva fatto uno Epsilon, aveva rifatto uno spettacolo lì, e quindi c'è proprio questo, io non lo sapevo, c'è questa sorta di anfiteatro, è proprio un posticino, non so se tu l'hai visto, Davide, entrando sulla sinistra accedi a questo posto meraviglioso. Tu mai, amore, ma tu devi venire a Genova dalla Luci, lo sai, vero? Mai. L'anfiteatro, sì, ho fatto una presentazione un sacco di anni fa. Come no? Io vengo da te e poi tu vieni da me. Anche a Milano c'è un museo di storia naturale molto bello, che però non ho mai visitato. Mi manca quello e scienza e tecnica, di cui di nuovo mi dicono essere molto, molto bello. L'hai visto? Nulla? Io sì. Ah, allora facciamo una... lasciamoci, perché ti abbiamo portato via un sacco di tempo, Davide, sei stato... un amore, guarda, davvero, grazie. No, però grazie, io devo fare un'ultima domanda. Aspetta, hai ragione, però aspetta, fammi dire una cosa, mi piacerebbe che noi tre organizzassimo queste tre cose quando sarà tutto finito, ma non dimentichiamocelo, facciamo che questa cosa rimanga qui in modo che sia registrata. No, aspetta, allora, dimentichiamo, devi dire a te, perché se tu qualche dimentica. Hai ragione. Meno male che c'è anche Davide stasera con me. Allora, un giro, venite una volta a Genova e andiamo a fare un giro al Museo di Storia Naturale. Una volta andiamo a Milano e poi dove ci porti tu, Davide? Parigi. Non lo so, sarebbe bello. Mi piacerebbe, ma... Piacerebbe tornare anche a Londra prima che chiudano tutto. Caspita, però dobbiamo fare una roba cioè già sarà difficilissimo fare così, perché Davide è più impegnato della regina d'Inghilterra, però vediamo come vanno le cose, nel senso se in Grecia se si riapre un po' oppure no. Ma musei belli ce ne sono tanti. Un museo a testa, ok? Dai, facciamo così. Okay, no, allora io scelgo quello di Leonardo da Vinci a Milano, cioè. Perfetto, ognuno libero di scegliere, io l'ho scelto, bello. L'hai scelto e tocca a Davide. Anch'io l'ho scelto, d'accordo. Il mio preferito, perché... Allora, siamo in chiusura, Nul, cosa gli volevi chiedere? Allora, visto che voglio tirare fino ad un'ora di live, io volevo fare una domanda che però non c'entra. Allora, qual è il tuo fumetto preferito? Perché, mio fumetto è una domanda preferito? Ah, che domanda! Hai un'altra ora? Non lo so, ne ho letti tanti, dirti la verità non ce l'ho uno preferito. Ho avuto degli autori preferiti, poi passa il tempo e ne preferisco degli altri. In questi giorni, per esempio, non so se ci hai fatto caso, probabilmente no, è morto un fumettista americano che si chiamava Richard Corben, famosissimo negli anni, diciamo, 70-80, lui è morto a più di 80 anni, e lui ha fatto tante cose belle che mi sono reso conto di non avere, perché le leggevo sui magazine tanti anni fa e poi non avevo i libri. Per cui adesso una delle prime cose che vado a comprarmi è questo, si chiama Rad God, cioè Dio dei Topi. E poi mi piace molto Mike Mignola, che è l'autore di Hellboy, mi piacciono i fumetti di Spider-Man, mi sto appassionando Zagor, un po' ai manga. No, Zagor, tutto il fumetto bonelliano non mi ha mai preso più tanto. E le anime? Gli anime mi piacciono, ho seguito tante cose, i manga... Sì, non sono mai stato un fanatico pazzesco, mi sto appassionando un po' adesso. Forse perché ho esaurito un po' la vena magari dei graphic novel e tanti altri fumetti mi annoiano un po', adesso mi sto appassionando un po'. Come anime, non so dirti, ne ho un sacco nella TV. My Hero Academy. Come? My Hero Academy. No, mi manca. L'ultima serie che ho seguito di animazione giapponese è L'Attacco dei Giganti. Ah,
che tra l'altro mi hanno detto, ho fatto una conversazione con un ragazzino in libreria l'anno scorso che mi ha detto che non è finito, io pensavo fosse finito tutto, invece manca ancora un volume, pare, per cui aspetto però, la fine. Però figo quando dicono così, quando tu pensi che sia tutto finito, io mi ricordo è stata una cosa curiosa, perché guardavamo le stesse cose e poi a un certo punto, visto che prendeva quello, a me mi è scappato di dire, ah, bello quello, la serie, l'ho seguita, è finita, fa, no, non è finita, stanno lavorando a una serie nuova, per cui ne sapeva più di me. Pensa un po'. Per cui non ho veramente un fumetto preferito. Uno da bambini si chiama Ariol, ed è proprio da bambini, insomma, sugli 8-9 anni, ed è una serie francese che adesso esce anche in Italia, però non so quante ne sono uscite in Italia, perché in Francia ce ne sono, credo, 16-18 raccolte, e ognuna contiene 10 storie, perché escono mensilmente su un magazine. E anche quello, anche se da bambini, insomma, un po' più piccoli, mi piace parecchio, mi diverte. Bene, grazie. Un'ora. Grazie mille, Davide. Un'ora precisa, ti chiedo ancora una cortesia. Adesso un'ora salutiamo. Un'ora fantastica, devo dire, è stato veramente bello, ti toccherà tornare, mi dispiace per te, ti toccherà tornare. Adesso noi salutiamo Davide, lo ringraziamo moltissimo, se ha voglia e piacere di stare ancora un po' dietro, così noi facciamo la nostra outro, perché altrimenti null guai, se finiamo una diretta senza outro guai, e se hai voglia di aspettare ancora un attimo ci salutiamo in, come si dice, dietro il palcoscenico. Ok, grazie Davide, grazie, ciao. Certo, ciao, non ci offendiamo se vai via, ciao. Ciao, grazie mille. Che meraviglia, Null! Allora, è stato fantastico, vero? Sì, bellissimo. Oh, bene, bene, siamo stati bravi, dai, siamo stati bravi, parti con questa outro così possiamo andare a cucinare, forza! Spero che questa live vi sia piaciuta, lasciate like! E spero che questa live, sì, spero che questa live vi sia... Spero che questo like vi sia piaciuto! Lo rifaccio, zitto! Spero che questa live vi sia piaciuta, perché vi mettete tanti like. Ciao, ciao! Saluta! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao.